Partite. Buona qui la salita di Bea, che purtroppo un erroraccio, diciamo, sì, qua, che non si vede spesso nella fase centrale. Anche Iris si fa probabilmente leggermente condizionare. Sì, Bea è una che quando sbaglia difficilmente sbaglia coi piedi, quando sbaglia sbaglia di mano e quindi adesso si scontra con la Bea prima del tempo. Vediamo. Questo è uno scontro. Bella che partenza per fare entrambe. Beatrice alla fine 7-86, stavolta la Bea non ha potuto gestire perché sapeva benissimo che aveva un'avversaria che se avesse fatto un benché minimo errore avrebbe potuto batterla, ecco, e quindi ha dovuto spingere. E adesso quindi sono concluse anche i quarti di finale di questa seconda prova di Coppa Italia Speed e andiamo quindi alla presentazione degli 8 atleti finalisti, 4 per la categoria maschile e 4 per la categoria femminile, mentre ci godiamo qua i replay di Beatrice che chiude il cronometro. Teso 3 volte sotto i 5,50, questo dimostra che i suoi tempi non sono frutto di una prestazione estemporanea, ma li ha proprio ormai memorizzati e questo mi fa molto, 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 ripeto, contento. Finale del quarto posto, fra una Bea un po' delusa. Sì, Bea la vediamo un po' si contrita in viso, probabilmente la delusione maturata dal run precedente. Però questo non influenzerà assolutamente sulla sua prova adesso, è una che agonisticamente è fortissima. Ed ecco qui, partono appaiate, ottima per entrambe la partenza. Beatrice in vantaggio, qua sì, Sofia lunga, un pochino di incertezze. 7,69, 7,69, buon tempo, ha solo 2 centesimi dal record italiano che è 7,67 di Giulia Randi, quindi ha reagito come sa fare Bea. Di cattiveria un po', sì, forse, sì, di rabbia. Sì, di rabbia. Quindi ha solo 2 centesimi dal record italiano, fa il suo personale ovviamente, che prima era comunque un buon 7,78.